Santa. Il Signore sia con voi. Carissimi fratelli, sorelle, celebriamo la Pasqua, la nostra Pasqua domenicale, perché effettivamente ogni domenica è Pasqua, perché Gesù si immola sull'altare per noi. Gesù che continuamente in questa storia nostra umana dona se stesso, perché forse a dispetto nostro Dio sa sperare di più rispetto a noi, eppure l'amore è pienezza, l'amore è totalità, non avrebbe bisogno di una persona che ama instabilmente, senza un fondamento, una stabilità. Ma Dio vuole darci questa stabilità, la vuole donarci attraverso l'accoglienza della croce di suo figlio, che per noi diventa liberazione dal peccato e dalla morte, e ci dà quella partecipazione alla vita sua che per noi è eternità. Questo è il sogno di Dio, è la speranza di Dio che ogni giorno sugli altari di tutto il mondo si immola per la nostra salvezza. Per cui questo ci fa pensare che Dio veramente ci vuole bene e non ci farà mai del male, non farà mai del male, ma chiede però che noi smettiamo di fare del male. E allora dobbiamo guardare il nostro cuore e chiedere con umiltà perdono di tutte quelle volte che noi non abbiamo saputo sperare in Dio, tutte quelle volte che non abbiamo saputo affidarci a Lui, e tutte quelle volte che invece di amarlo l'abbiamo tradito. Facciamo il nostro esame di coscienza. Agli undici e a quelli che erano con loro ciò che era accaduto lungo la via, come avevano riconosciuto Gesù nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Sconvolti, pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate, le mie mani e i miei piedi sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho. Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma perché per la gioia non credevano ancora che erano pieni di stupore, disse: avete qui qualcosa da mangiare? Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicate a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore.
Bene, cari fratelli, condividiamo una riflessione spirituale che ci può aiutare per vivere questa settimana in attesa di una nuova Pasqua domenicale. Siamo nella terza domenica e le letture sono gli Atti degli Apostoli, che ci presenta ancora una volta la predicazione di Pietro. Siamo davanti a un uomo nuovo, un uomo che dopo aver fatto l'esperienza del tradimento, l'esperienza di Gesù in modo diretto, ha visto tanti aspetti del mistero della persona di Gesù, però nonostante tutto ha ceduto il Venerdì Santo con il tradimento che viene perdonato da Gesù per il suo pentimento, che poi viene addirittura scelto da Gesù come capo e guida di questa comunità che è la nuova Chiesa che siamo noi oggi. E Pietro svolge questo ministero con molta autorevolezza, con molta fermezza e fortezza, chiamando per nome le cose, dicendo al popolo: il Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, il Dio dei nostri padri, che ha glorificato il suo servo Gesù, che voi avete consegnato e rinnegato di fronte a Pilato. Pietro fa una esplicita accusa al popolo, come quasi lui non ne facesse parte, ma avendo con il pentimento ricevuto il perdono da Dio, effettivamente è colui, quell'azione l'ha sepolto, perché adesso ormai è l'uomo nuovo, è l'uomo rivestito dalla potenza dello Spirito che vuole testimoniare senza più esitazione chi è realmente Gesù. E dice anche al popolo, ecco, in fondo qui c'è una riflessione quasi di se stesso: io so che voi avete agito per ignoranza, forse anche quel pentimento, quel tradimento è stato dettato da una ignoranza e da una paura che non aveva pienamente ancora conosciuto chi era Gesù, chi è quell'uomo che si è lasciato inchiodare sulla croce per noi e per la salvezza di tutta l'umanità. Per cui Pietro, ecco, dice: io so che voi avete agito per ignoranza, ma Dio ha così compiuto ciò che aveva pronunciato attraverso la bocca di tutti i profeti, che lui doveva soffrire per la nostra salvezza. Da qui allora nasce quell'autorità di Pietro che chiede al popolo un'autorità spirituale: convertitevi e cambiate vita. E questa è l'azione della Chiesa da più di 2000 anni nel mondo, che a tutte le generazioni di ogni tempo, attraverso i suoi ministri e i suoi discepoli, Gesù dice, ecco, di cambiare i nostri cuori, di convertirci. Noi lo vediamo, lo abbiamo visto, no? Da chi conosce tutto il percorso della storia, ogni epoca, ogni secolo ha avuto i suoi successori di Pietro che hanno sempre vegliato su questa Chiesa e sulla fedeltà alla Chiesa, quello di annunciare al mondo la conversione per il perdono dei peccati, per essere salvati. E quindi questa missione di Pietro
oggi si perpetua nell'azione del suo successore. Così anche Giovanni, l'altro discepolo, un discepolo che è stato ai piedi della croce e che a Gesù, a lui affida, come dice Santa Caterina, l'ufficio del Verbo, l'insegnamento del mistero dell'incarnazione, celebrata in quella bellissima pagina all'inizio del suo Vangelo, che si chiama il prologo, e che in certo qual modo quei suoi pensieri sono riversati anche in queste lettere, di cui anche quella che noi leggiamo, quale Gesù e quale Giovanni scrive la verità di chi è Cristo, è colui che è presso il Padre, colui che era nel seno della Santissima Trinità, si è incarnato presso la nostra natura umana, facendosi vittima di espiazione per liberarci dal peccato e dalla morte. E Giovanni, eccoci, dice: se lo abbiamo conosciuto realmente, dobbiamo osservare i suoi comandamenti, comandamento dell'amore, amare Dio, amare il prossimo. Da qui dipende tutta la legge per la nostra salvezza. E dice che chi non lo ama e non osserva la sua parola vive nella menzogna e nella bugia. E poi abbiamo il Vangelo di questa sera, molto bello, perché vediamo, è un po' una sintesi che Luca fa degli episodi accaduti durante l'ottavario della Pasqua, l'apparizione di Gesù a Maria Maddalena, ai discepoli di Emmaus, agli undici. Ecco, qui Luca riporta un po' l'esperienza di questi due viandanti che vanno da Emmaus verso Gerusalemme, e Gesù, si sappiamo del racconto, li affianca, li illumina su quello che è tutto il percorso dell'Antico Testamento che fa riferimento a lui, che poi viene riportato in quest'ultima parte del Vangelo, dove dice: voi bisogna che si compiano tutte le cose che sono state scritte su di me dalla legge di Mosè, i profeti e i salmi. E così i discepoli raccontano agli altri ciò che è successo, e il loro cuore, come scrive Luca, ardeva nel petto di un grande amore, perché avevano l'amore che lo accompagnava in questa conoscenza, un fuoco d'amore che avvolgeva i loro cuori, e loro in questa azione di grande esperienza d'amore, quel fuoco traboccante li rende testimoni nel parlare agli altri discepoli di ciò che avevano fatto in esperienza. Ma noi sappiamo bene che pur quando raccontiamo delle nostre esperienze bellissime, no? Di Dio, di quello che può essere anche il nostro percorso di preghiera, il nostro desiderio di amare Dio, non sempre chi ci ascolta ha un cuore libero per accogliere quello che noi vogliamo dire, come succede, no? Nelle nostre esperienze, chi dubita, chi è titubante, chi è scettico. Anche allora, ecco, al racconto davanti a questi discepoli di Emmaus, abbiamo questi altri discepoli che sono ancora un po' nell'incertezza, e l'amore che vuole salvare, l'amore che vuole farsi conoscere da chi, soprattutto l'amore che vuole dare anche una conferma a quelli che lui aveva scelto, Gesù si presenta a loro con un saluto stupendo: pace a voi. Ecco, conosco, come dire, conosco le vostre inquietudini, conosco le vostre ansie, conosco le vostre amarezze, conosco la vostra delusione. Magari c'erano quelli che da Gesù si aspettavano un qualcosa di più potente, quasi da
da fare, da annientare, per fare subito giustizia di qualche cosa che ognuno si attende da Dio, no? Noi abbiamo purtroppo questo tipo di relazione con il Signore che quasi immediatamente ci aspettiamo o che ci faccia causa per, si prende la nostra causa per delle cose che riceviamo del male, quindi vogliamo convenire subito come Lui, magari rivolte le cose. Dio ha i suoi percorsi, i suoi tempi, quindi il suo agire, ma poi, come dice la scrittura, lento a venire e grande nella misericordia, quindi cerca sempre, ecco, di essere presente con quella misura della, che è la sua caratteristica, la pienezza di amore e misericordia e di perdono. Non ci sono altri sentimenti, altri spazi. Per cui se noi ci aspettiamo, no, un Dio che possa risolvere un po' tutte le nostre questioni personali, faremo un po' l'esperienza di questi altri discepoli, alla quale però Gesù, ecco, proprio perché ci ama, proprio perché vuole portare ancora di più con un segno profondo di dire, ecco, vi sto mostrando tutto ciò che io posso fare per voi, per spingervi ad affidarmi a me. E dice: perché siete turbati? Perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardatemi, sono io, toccate le mie mani, toccate i miei piedi, le mie ferite delle mie mani, le ferite dei miei piedi. Guardate che io non sono un fantasma, per dimostrare ancora a Gesù che cosa fa. Ha fame, chiede di voler mangiare. Ecco, proprio per condividere fortemente un'esperienza di realtà, che Dio è una realtà, è parte della nostra vita, è un qualcosa che è invisibile ma è visibile. Perché noi ora abbiamo solo una sola arma per guardare e contemplare Dio, è la fede. Quindi è la fede che noi dobbiamo rafforzarci, dobbiamo far sì che diventi l'anello sponsale di unione tra la nostra anima e Gesù, tra la nostra anima e Dio. E quindi Gesù esaurisce un po' tutta il suo desiderio di farsi riconoscere e ci riesce. I discepoli erano pieni di gioia, ma perché per la gioia non credevano ancora più, erano pieni di gioia. E non solo, Gesù gli dà un mandato. Il Cristo doveva patire e risorgere dai morti il terzo giorno, e nel suo nome ora questo è compiuto. Ora voi, aspetta a voi, andate a predicare a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, iniziando da Gerusalemme. Ecco, allora questa domenica, che è una domenica di Pasqua, di luce, di amore, ecco, vi invito a riflettere soprattutto su questo bel saluto che Gesù ci dà anche a noi stasera. Pace a voi. Ma noi ci sentiamo in pace. Abbiamo fatto ieri mattina, magari chi vuole può seguire la catechesi sul sito, e parlava proprio di questa pace del cuore. Quali sono gli elementi che ci fanno mancare la pace? Quando c'è troppo personalismo davanti a Dio, quando non abbiamo fiducia incondizionata nel Signore, quando non abbiamo ancora compreso il valore della sofferenza nella nostra vita, e ci sono tanti altri punti, ecco che vi invito, se volete, ascoltare quella catechesi di ieri che ci fa capire perché noi non abbiamo la pace nel cuore. Ci sono delle motivazioni. È chiaro che voi dite: ma io lo vorrei, lo desidero, però mi sento impotente. Mettiamoci proprio con l'impotenza davanti a Dio, quell'impotenza a cui noi diciamo al Signore:
vorrei ma non ce la faccio, però lo desidero. E quindi di fare della nostra preghiera un continuo desiderio di essere aiutato da Lui, perché Lui possa entrare nella nostra vita, noi ci possiamo affidare a Lui e Lui comincia con la sua delicatezza, il suo amore, la sua tenerezza a governarci piano piano, facendoci distaccare da quelle cose che diventano ostacolo per avere la pace e vivere con Lui, quindi di prenderne le distanze, di metterlo in un angolino della nostra vita e di dare più fiducia al suo amore che vuole agire nella nostra vita, per fare della nostra vita una sorgente di grazia e di luce. Attenzione, ecco, abbandonandosi al Signore, vivendo nella grazia, accogliendo questa luce che trasforma i nostri cuori, non significa che noi siamo esenti dalle tribolazioni e dalle sofferenze, però con quella maturità spirituale sapremo affrontare le difficoltà come la tribolazione e la sofferenza con quella fermezza interiore, con quella perseveranza che, come dice Gesù nel Vangelo, con la perseveranza salverete le vostre anime.